Franco Micheli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio. E bentornato qui nel Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura pubblicata da Ediciclo Editore. Per ritrovarti devi prima perderti. Guida tecnico-filosofica all'orientamento naturale. Franco Micheli è collegato con il Posto delle Parole da Pordenone Legge. Che aria si respira a Pordenone, Franco Micheli? Beh, un'aria fresca, direi decisamente è cambiato il clima da un giorno all'altro, oggi piove. E comunque un'atmosfera, a parte il clima, sempre di grande interesse, ecco, per quello che portano, per i messaggi che portano i libri. Persone molto, molto attente, molto appassionate, direi anche nella nostra presentazione di ieri pomeriggio. Per ritrovarti devi prima perderti, e questo ecco, è il titolo del titolo del libro. Però Franco Micheli, soffermiamoci sull'immagine di copertina, perché è un'immagine che ci dice molto. Ce la racconti? Sì, è un'immagine di Consoli, un disegnatore molto bravo, che illustra una delle dimensioni di cui parlo nel libro, cioè in una vastità naturale sotto al cielo, sotto alle stelle, dove corrono anche i sipari delle aurore boreali. Ecco, c'è un omino in questa solitudine che evidentemente sta cercando la sua strada e solleva un lembo di questo sipario dell'aurora boreale e riesce a scorgere nell'oscurità in lontananza la sua meta. Ecco, è un po' l'immagine emblematica di quello che mi ha insegnato la natura, le montagne in particolare, ma ogni aspetto dell'ambiente naturale, in una vita passata a esplorare le terre, esplorare non in senso di conquistare, ma di entrare in relazione, andare alla ricerca di relazioni, anche in situazioni in cui ci si può perdere, senza i sentieri, magari nel maltempo, in luoghi che non si conoscono, situazioni in cui ripetutamente ho scoperto che mettendo insieme con le capacità umane, naturalmente umane, di leggere l'ambiente, c'è anche un contributo del divenire naturale che dà dei suggerimenti e che porta, a volte in modo inspiegabile, a trovare una buona via, a raggiungere la propria meta. Ecco, devo dire che la copertina illustra molto bene questa dimensione e questo messaggio che io cerco di comunicare ai lettori, non solo specialisti, ecco, magari o grandi appassionati del viaggio, dell'esplorazione, perché è una dimensione che in realtà riguarda tutta la vita umana, ma anche di tutti gli altri esseri viventi. Orientarsi è uno dei momenti, delle dimensioni più importanti per poter vivere correttamente sulla nostra terra. Dice bene Franco Micheli che non è un libro per chi fa dello sport la ragione d'essere, per superare limiti estremi, ma questo libro è dedicato a tutti quanti, sia che facciamo delle passeggiate fino al supermercato, sia che facciamo la gita fuori porta, oppure che amiamo gli sport estremi. Tutti quanti abbiamo bisogno di perderci per poi ritrovarci, e questa, Franco Micheli, è la prima meta a cui dobbiamo tendere, ovvero quella del perdersi, come Franco Micheli racconta, perché Franco Micheli sta molto coi piedi per terra, nel senso razionale del termine, non solamente perché è un camminatore, ma sta molto con i piedi per terra perché ci racconta cose che sono reali. Quando, per esempio, lui si è perso da giovane a Manhattan, in quei canyon artificiali, uno potrebbe dire: e cosa c'entra con tutta la natura? Altro che se c'entra. Certo, anche vicino a casa nostra, o comunque in un ambiente civilizzato, noi oggi ci muoviamo soltanto facendoci guidare da... per dire, dal GPS, da guide e relazioni, come se ci fossero solo vie standardizzate, e invece è proprio anche nel mondo umano, non solo naturale, che noi possiamo accettare di deviare, di entrare in una strada che non conosciamo, che non abbiamo mai percorso, andare a vedere che cosa succede, e comunque anche là dentro osservare la posizione del sole in mezzo ai grandi palazzi, vedere come soffia il vento, e in base a questo magari cercare di muoverci attraverso la città. Ed è la stessa cosa che può avvenire dentro una grande foresta o in mezzo a una selva di montagne
non attrezzate da sentieri segnalati, e è proprio questo accettare di non determinare tutto prima di compiere il nostro cammino, piccolo o grande che sia, lasciare una possibilità di perdita temporanea, perché è proprio in questo poter deviare dalla via nota e lasciare che accada qualcosa di imprevisto che poi si fanno le scoperte più importanti per la nostra vita. È un concetto che oggi è anche molto noto col nome di serendipità. La scienza, per esempio, ha sempre fatto grandi passi avanti quando dei ricercatori sono stati capaci di accorgersi che un fatto casuale gli permetteva di capire che c'erano delle scoperte possibili riguardanti qualcosa che loro non stavano cercando, oppure comunque con soluzioni del tutto impreviste. Ecco, questo è molto noto in campo scientifico, ma la verità è che la serendipità, questo potersi perdere per ritrovarsi o anche per trovare qualcosa di nuovo, una via magari migliore di quella che noi con la nostra semplice mente potremmo programmare, ecco, è qualcosa che riguarda tutta l'esistenza umana e non solo. Questo libro, per esempio, ci permette di fare una cosa, Franco Micheli, perché io soprattutto parlo a chi non è esperto del settore come me, chi fa la gita fuori porta, chi fa le camminate. Ora, di fare una camminata, una gita fuori porta, lasciando via il telefono per la mappa digitale, lasciando anche la mappa cartacea, e cercare di imprimere nella nostra mente la mappa mentale. Non è così semplice. Come si fa, Franco Micheli? Dovremmo partire dalle situazioni più semplici, perché allora le mappe che noi usiamo attualmente, che sia la cartina o che sia la mappa digitale sullo smartphone, sono semplicemente, diciamo, delle evoluzioni tecnologiche di mappe che sono sempre esistite e che sono le mappe mentali, rappresentazioni del mondo che ci circonda fissate nella memoria. Pensiamo agli animali migratori o anche semplicemente animali che hanno dei piccoli territori in cui girano, in cui vivono. Ecco, sanno muoversi lì dentro come facevano i nostri antenati grazie a una conoscenza che sta nella memoria del mondo, ed è qualcosa che stiamo utilizzando tutti, prima di tutto a casa nostra, nei dintorni di casa o anche in spazi aperti che magari abbiamo frequentato fin da bambini, dove non abbiamo nessun bisogno di farci guidare dal GPS o da una cartina. Si tratta quindi di cominciare a fare attenzione a questi mondi che noi conosciamo, che si sono fissati dentro di noi, e pian piano provare ad ampliarli, provare a non farsi più guidare. Ovviamente partendo dalle situazioni più semplici, appunto magari uscendo di casa o partendo da un luogo noto, e provare a prendere delle vie, dei sentieri diversi dal solito, facendo attenzione a ogni passo, a ogni svolta, a quanto c'è intorno a noi. Ecco, allargare l'attenzione da una linea, no? Come è concepito il viaggio di oggi, c'è la traccia GPS che ci porta da un punto all'altro, cosa c'è intorno non ha importanza, tanto sappiamo già di arrivare. Ecco, e invece mettersi a analizzare, contemplare quello che riusciamo a cogliere dell'intorno, fissarlo e formare una rappresentazione di quel mondo dentro di noi. È un arricchimento grandissimo questo, perché torniamo a essere in relazione diretta col mondo. Una cosa ben diversa, ecco, dal pensare che il mondo sta dentro nella rete virtuale e che ci basta così girare virtualmente in rete per sapere che cosa c'è. Franco Micheli, io vorrei far entrare i nostri ascoltatori, vorrei far entrare i nostri ascoltatori nel mondo dei boschi, proprio per capire e per vivere proprio praticamente queste parole che lei ci stava dicendo poco fa. Lei scrive che camminare nel bosco significa muoversi in un ambiente dove le direzioni sono poco distinguibili. Ok, va bene. Però poco più in là, utilizzando un disegno, e i disegni in questo libro sono importantissimi perché ci fanno capire nella semplicità tutto quanto. Per esempio, durante la traversata in un bosco noi possiamo mantenere la rotta camminando, guardando il sole, ma soprattutto guardando le ombre che si scorgono sul terreno. Perché questo?
E infatti questo, diciamo, questa è un'esperienza interessantissima e semplice, accessibile a tutti. Il bosco è un po' come una nebbia, no? Una nebbia vegetale, perché non vediamo riferimenti lontani, solo alberi e foglie intorno a noi. E, però se il cielo non è coperto, noi scorgiamo il sole. Il sole è la più importante, la più utilizzata tra le bussole naturali, perché nel suo movimento apparente intorno alla Terra, in ogni momento del giorno indica una certa direzione collegata con i punti cardinali. Per dire, approssimando un po', all'alba segna circa l'est, a mezzogiorno segna in modo preciso il sud e verso il tramonto l'ovest, ma naturalmente vale anche per tutti i punti intermedi. Se noi abbiamo coscienza del momento del giorno in cui stiamo camminando, ci basta osservare il sole che traspare tra i rami o anche come sono proiettate le ombre dei tronchi sul terreno e tenere questi riferimenti sempre dalla stessa parte mentre ci muoviamo. Questo significa tenere una rotta anche in un bosco dove ci sono tanti ostacoli, siamo costretti a muoverci sinuosamente, ma ad ogni passo il sole può permetterci di raddrizzare la rotta e andare avanti anche per una giornata intera senza bisogno d'altro, senza perderci, come capita spessissimo magari ai cercatori di funghi, che non si accorgono che stanno girando in tondo fungo dopo fungo e alla fine non sanno più come tornare a casa. Bisogna mettere in relazione la posizione del sole col passare del tempo, un piccolo esercizio che in pochi giorni possiamo imparare. Franco Michieli, ma quanto le manca Lampo? Lampo è un grande vuoto. È stato il cagnolino che mi ha accompagnato non solo nella vita quotidiana, ma anche in gran parte delle mie uscite in montagna, in natura, per 15 anni, e che veramente mi ha insegnato tantissimo. Non avevo mai avuto un cane prima. E ecco, il fatto di poter guardare il mondo, la natura, con in stretta sintonia, in compagnia sempre, ma con le sensibilità e le intelligenze di due specie diverse, ecco, è una grandissima esperienza di arricchimento, di comprensione di quanto il mondo sia più ampio e più ricco di quello che può capire una sola specie vivente come siamo noi, nonostante la nostra intelligenza, la nostra cultura. Ecco, mi ha insegnato proprio a osservare il mondo da tanti punti di vista in più e anche di come l'empatia, non solo tra umani, ma anche tra umani, animali, piante, montagne, può diventare forse il riferimento più importante, lo strumento più importante per muoverci in equilibrio nel mondo. Ecco, quindi non andare alla conquista, non concentrarsi sulla propria performance, ma cercare di specchiarsi, di mettere allo specchio la nostra sensibilità e quella della vita che ci è vicino, che abbiamo intorno. Ecco, così le vie si moltiplicano, diventano più chiare e forse sono anche più belle. Non possiamo chiudere questa conversazione, Franco Michieli, senza parlare del paesaggio che lei ci racconta, non solamente le piante, gli alberi, le nuvole e quant'altre cose, ma una cosa molto bella che è il paesaggio sonoro. E il paesaggio sonoro è quello che c'è intorno a noi. E qui mi ricollego di nuovo all'importanza dei disegni che ci sono in questo libro, perché io di tante carte geografiche che ho visto, di tante espressioni, non avevo mai visto una cartina che ci racconta i suoni nella natura. Sì, infatti diciamo che noi usiamo forse un po' troppo il senso della vista e tendiamo a identificare un paesaggio semplicemente con quello che vediamo. In realtà esiste un paesaggio per ciascuno dei sensi. Per esempio il mio cane Lampo, se avesse disegnato delle mappe, le avrebbe disegnate in forma odorosa, indicando quali odori e quali piste odorose contrassegnano un certo territorio appena esplorato. Ecco, noi facciamo dei disegni delle forme, di un ambiente, ma se invece facciamo attenzione a tutto quello che ascoltiamo durante un cammino, per esempio di una giornata, noi possiamo sovrapporre ai luoghi visibili
anche degli eventi sonori, cioè, pensiamo ai suoni, ai versi degli animali che incontriamo o che udiamo nascosti nel bosco, ai suoni dei lavori umani, allo scrosciare delle acque, al crollare magari dei seracchi o delle pietre dalle montagne, anche frastuono fastidioso magari delle moto su una strada in lontananza, e alle voci umane che improvvisamente magari emergono in una radura dove c'è un laghetto dove dei bambini si sono fermati e così via. È molto interessante quando proviamo a rappresentare la nostra mappa mentale, la mappa che ci siamo costruiti di un luogo, e a me piace spesso alla fine della giornata disegnare questo piccolo mondo che ho scoperto per comprenderlo meglio, ecco, inserire anche nei punti giusti il riferimento del suono che ho ascoltato. Significa arricchire, ecco, la nostra percezione del mondo di altri eventi che sono udibili ma non visibili, e che possono aiutarci molto anche ad orientarci. Pensiamo nella nebbia a sentire una campana in lontananza, una campana che indica che esiste un villaggio da qualche parte, oppure anche al di là di una foresta sentire dei suoni che vengono da un villaggio, rumori di una fattoria, o lo scrosciare delle acque quando si emerge su una cresta ancora nel maltempo e ci si chiede se il nuovo versante ci porti verso il fondovalle oppure no, ecco, un rumore di un torrente lontano o del traffico su una strada remota, e così anche i suoni possono indirizzarci. E questo libro è un viaggio verso la compagnia del mondo, come per l'appunto si chiude il libro di Franco Micheli, Per ritrovarti devi prima perderti. Lei si è perso per Pordenone, Franco Micheli? È un pochino sì, anche qui ho provato a girovagare un po' come capitava. Stamattina avevo un appuntamento con un amico, mi sono lasciato così condurre attraverso una strada che non avevo percorso ieri, e poi effettivamente ho usato la mappa mentale che nel frattempo mi ero costruito per ritrovare la direzione giusta attraverso alcuni vicoli, e con un piccolo ritardo, ma infine ci siamo trovati. Lei che libro si è comprato a Pordenone Legge, tra i tanti che sono presenti? Dunque, a Pordenone Legge ho preso Io cammino da sola di Alessandra Beltrame, perché era un po' che ero curioso di leggere questa avventura, una sorta di romanzo, ecco, autobiografico di come una persona può arrivare anche attraverso momenti di perdita a scoprire i cammini e a mettersi in cammino. Ecco, Alessandra Beltrame ha partecipato all'incontro e quindi ho voluto anche leggere questo suo libro edito da Ediciclo. Ricordo che Alessandra Beltrame è una giornalista che vive tra Udine e Milano, ha lavorato per diversi gruppi editoriali, ma la sua passione per l'appunto è il cammino, e noi abbiamo raccontato proprio tempo fa insieme con Alessandra Beltrame il suo libro Io cammino da sola. Grazie davvero Franco Micheli per il tempo che ci ha dedicato per perdersi ma in maniera razionale. Il titolo del suo libro, Per ritrovarti devi prima perderti, pubblicato da Ediciclo. Grazie davvero Franco Micheli. Grazie, grazie di Leopartiti. Buona giornata e saluti a tutti.